Allora, l'insieme per l'Opa Velia di preghiera per l'unità europea. Qui abbiamo Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI. In questa situazione europea, dove ci sono attentati, paure del terrorismo, pensiamo all'attentato di Londra, che messaggio cristiano dare a Europa? Ma io penso che si tratti di un messaggio cristiano, umano, pienamente umano, soprattutto perché in questo momento c'è la tentazione di rinchiudersi, c'è la tentazione di alzare i muri, c'è la tentazione di ripiegarsi su se stessi per mettersi al sicuro. Il messaggio che viene da Cristo, dal cristianesimo, da tutti quanti noi uomini e donne credenti è invece che non bisogna cedere al fatalismo, la paura è giustificata ma non può diventare una paralisi per tutti quanti noi. Stiamo qui per invocare dal Signore la forza di non rinchiuderci in noi stessi, di non alzare muri ma di creare ponti, ponti attraverso i quali far transitare messaggi diversi, messaggi che siano di fraternità, messaggi che siano di collaborazione, di solidarietà, di attenzione soprattutto verso coloro i quali in questo momento stanno facendo fatica a vivere, stanno facendo fatica a realizzare i propri progetti, i progetti umani, i progetti cristiani, perché non dimentichiamo che l'Europa non sta facendo tutto quello che si può fare per i profughi, per coloro i quali vengono perseguitati, e questo secondo me è, questa secondo me è una macchia che sta sull'Europa, e speriamo veramente che anche i festeggiamenti o comunque la ricorrenza di questa Unione Europea possa spingere verso atteggiamenti più decisi. Grazie mille. Prego.